Oddio, amore! Che c'è? Amore, hai messo il coso nel gabinetto? No! No, sì, l'hai messo. Sono cacato! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di questa benedetta decolorazione. Cercherò di affrontare l'argomento in modo molto chiaro e in modo molto semplice, perché voglio che capiate bene l'argomento e voglio che vi sia chiaro tutto il panorama che riguarda la decolorazione. Allora, argomento super richiesto, argomento che sicuramente molte di voi hanno vissuto sui propri capelli. Magari questo video vi può aiutare. Parleremo della decolorazione in sé, parleremo di che cosa fa al nostro capello e poi, se ci sono dei rimedi, cosa potete fare, e vediamo se alla fine del video, ecco, la situazione vi sarà chiara. Allora, partiamo da un concetto molto semplice. Decolorare vuol dire sottrarre colore al capello, e questo è un concetto basilare. Ovviamente questa azione di sottrarre colore al capello si può fare attraverso molteplici tecniche: la tecnica del balayage, la tecnica dello chatouche, la decolorazione totale, che è quella che comprende anche le radici, che ad esempio si fa quando vogliamo rendere il capello base per altri colori. E ovviamente la decolorazione si può fare sia per schiarire di più toni il nostro capello, quindi da un colore scuro arrivare a un colore più chiaro e goderne di questa schiaritura così com'è, oppure appunto portare il capello ad un colore molto molto chiaro affinché poi si possa lavorare al di sopra per ottenere colorazioni, magari colorazioni pastello, fluo, verdi, blu e quant'altro. Chiaramente si parla di colorazioni sia calde sia fredde, anche se comunque il capello decolorato è molto più diciamo così recettivo ai pigmenti freddi. Vabbè, ma ci arriveremo un po' più avanti, adesso non mettiamo troppa carne al fuoco. A seconda della nuance, chiaramente, il nostro parrucchiere di fiducia, perché spero che voi andiate da un parrucchiere, spero che veramente non vi metterete ad armeggiare in casa con le decolorazioni. Il nostro parrucchiere, a seconda del nostro obiettivo tintorio e di decolorazione, dovrà giocare con volumi, tonalizzanti o vari passaggi di decolorazione fatti magari nel corso del tempo e via dicendo. Ovviamente io spero che un parrucchiere sia anche obiettivo, nel senso che faccia prima di tutto una diagnosi del vostro capello, faccia una sorta di analisi preparatoria e vi dica in modo del tutto onesto se il vostro capello può accettare e reggere una decolorazione, piuttosto che farvi comunque la decolorazione in barba proprio ai vostri capelli. Cioè, già la decolorazione è un trattamento estremo, per come la vedo io. Chiaramente può essere il parrucchiere più bravo del mondo, se la cliente desidera la decolorazione, ovviamente anche il parrucchiere più obiettivo del mondo dovrà piegarsi a questa richiesta. Chiaramente, però io confido nel fatto che un bravo parrucchiere vi possa comunque dare un consiglio obiettivo e non soltanto che rincorra i propri interessi. Poi è chiaro che è la cliente che decide. Ora, detto questo, che cos'è sta decolorazione? Cioè, quando noi parliamo di decolorazione, sappiamo veramente di cosa si parla? Una cosa che tanto onesta pare, ma ahimè diffidate da tutti quei parrucchieri che vi dicono che questa formula, questa pozione magica fatta con le lacrime di vergine raccolte durante un plenilunio mentre la luna si trovava in Venere. No, ragazze, allora innanzitutto non esistono decolorazioni che non rovinano i capelli, anche se sono miscele che contengono le lacrime di vergine. No, ragazze, non esiste nessuna decolorazione, purché costi un rene, pur fatta dal miglior parrucchiere del mondo, pure fatta da Brad Mondo, che non vi rovini i capelli. Cioè, questa è una massima che dovrete tenere a mente ogni qualvolta voi spendete dei soldi per decolorarli. Non pensate che la miscela raccolta nella valle degli orti, degli gnomi fatati con gli arcobaleni vi possa comunque proteggere il capello un minimo e che non faccia lo stesso danno della tintura comprata sul mercato 2 euro. Assolutamente, il danno è uguale, ragazze.
Ora vi spiego il perché, perché ora giustamente ci arriveremo. Quando li fate dal parrucchiere, voi mi direte: vabbè, io ho fatto i capelli al parrucchiere, ho decolorato, sì, ok, tutto bello quello che dici, ma io li vedo fighi. Allora ragazze, se li vedete fighi per un po' di tempo i capelli, almeno, perché poi il triste destino che si prospetta è sempre lo stesso, pure se spendi 2 euro, poi se ne spendi 180, è che il parrucchiere, dopo avervi decolorato tristemente per i capelli, i vostri capelli, vi imbottisce di ettolitri di silicone. È ovvio che attraverso il trattamento alla cheratina, ora facciamo un trattamento ricostituente, il trattamento riparatore, e l'olietto santo della fonte della giovinezza, cioè è ovvio che chiaramente tutti questi trattamenti che poi vanno a mettere al di sopra del capello decolorato fanno sì che il suo aspetto sia gradevole e sia piacevole, perché chiaramente le campane ci volevano. Ora arriva Fran Martino. Dicevo, chiaramente dopo che avrete subito una decolorazione, i parrucchieri vanno a depositare sui vostri capelli veramente ettolitri di siliconi, attraverso questi oli che mettono, attraverso i balsami, insomma tante cose che poi vanno a chiudere il cerchio, chiaramente, perché la cliente deve uscire dal salone contenta, deve uscire dal salone soddisfatta. Poi se durante le settimane la cliente si vede i capelli che sono raccapriccianti, ovviamente sarà portata nuovamente a tornare al salone. Cioè queste sono anche tattiche commerciali affinché appunto la cliente arre. E questa è la campana del funerale dei vostri capelli quando li decolorate. Allora c'è a Foggia o i vicini, qua c'ho le campane e Mauro che sta giocando alla play con le cuffie, che io spero che non parli chiaramente, perché ci manca solo questo. Chiaramente la cliente deve uscire soddisfatta dal salone e diciamo che si illude anche un po' del fatto che la decolorazione non abbia poi così tanto danneggiato i capelli, ma non vi preoccupate che tutti i nodi alla fine vengono al pettine. La decolorazione che cos'è? Non è altro che una distruzione della melanina del capello, ed è un processo che si chiama appunto ossidazione, un processo che è ottenuto attraverso l'impiego di sostanze come ad esempio il perossido di idrogeno, se non mi ricordo male, e viene impiegato attraverso i volumi, quindi attraverso 10, 20, 30 o anche 40 volumi. Infatti penso che avrete già sentito questo termine dei volumi, appunto è un numero che va ad indicare la concentrazione appunto di ossigeno praticamente all'interno della miscela decolorante. Ecco, l'impiego dei 10 o dei 40 volumi dipende innanzitutto da quello che volete raggiungere e soprattutto da quanto odiate i vostri capelli, direi. Che cosa succede ai vostri capelli quando vengono sottoposti al decolorante? A prescindere dai volumi, a prescindere dalla marca, a prescindere dai soldi che avete pagato appunto per la decolorazione, il capello quando viene a contatto con il decolorante subisce un sollevamento delle cuticole del capello. Voi sapete che il capello è disseminato di piccole squamette, di piccole scagliette, che appunto vengono chiamate cuticole, e la loro compattezza, la loro forma richiusa fa sì che appunto il capello sia robusto, non venga intaccato da agenti esterni e fanno da corazza proprio al capello in sé. Il decolorante va a sollevare queste cuticole, direi in modo quasi permanente, perché non c'è, diciamo, il rimedio che tenga questa operazione, che direi proprio irreversibile, in modo tale che il prodotto decolorante praticamente venga assorbito e riesca a penetrare all'interno del fusto. In questo modo, una volta che lui entra dentro il fusto, va a sottrarre praticamente la melanina che c'è all'interno del capello, privandolo appunto della melanina stessa. Ora, questo principio, appunto, dicevo, è la massima di tutti i tipi di decolorante, cioè non c'è un decolorante che ne sottrae meno, ne sottrae di più, è più delicato, è più aggressivo. No ragazzi, il decolorante è decolorante. Che voi vi troviate meglio dal parrucchiere piuttosto che a casa è normale. E qui faccio un piccolo appunto: se veramente ci tenete così tanto a decolorare i vostri capelli, a fare ricorso a questa sostanza, io vi prego. Allora, io non giudico nessuno, non l'ho mai fatto, fate quello che volete, i capelli sono vostri e per prima cosa dovete essere felici voi. Se li volete decolorare e volete veramente essere bionde o quello che è, fatelo, però dovete farlo con consapevolezza e anche capire a cosa andate incontro.
ok? Perché ci sono delle cose che sono irreversibili. Affidatevi ad un esperto colorista o ad un esperto parrucchiere. Il decolorante è una sostanza chimica dannosa per l'organismo. Se dovesse entrare a contatto con gli occhi, dovesse entrare a contatto con le mucose, dovesse farvi un'irritazione che non avevate messo in conto, doveste avere una reazione allergica, doveste magari dimenticare di toglierlo, tenerlo in posa più del dovuto e i capelli vi si cuociono, ragazzi, cioè è pericoloso, ok? Quindi se proprio ci tenete, affidatevi ad un esperto e soprattutto non utilizzate il decolorante per i capelli per decolorare sopracciglia e ciglia. Che cosa succede? Allora, la prima cosa che appunto possiamo osservare è il fatto che le cuticole si alzano. E che cosa fa questa cosa che le cuticole si sollevano? Allora, una volta che le cuticole sono sollevate, abbiamo una serie di cose che si prospettano. Quindi la cuticola sollevata fa in modo che l'acqua all'interno del fusto evapori costantemente, quindi avremo sempre un capello secco e che non riesce a mantenere proprio all'interno l'acqua e quindi non riesce a rimanere idratato. Il fusto non è più protetto, quindi comunque è soggetto a rotture, è soggetto a fratture e ovviamente tenderà a spezzarsi molto di più. Anche se il capello crescerà da sopra, non lo vedrete più allungare. Quindi praticamente il capello crescerà e voi avrete sempre lo stesso taglio, avrete sempre la stessa lunghezza e i vostri capelli saranno sempre della stessa misura, perché metteranno centimetri ma li toglieranno poi una volta allungati. Ragion per cui non esistono al mondo, tranne casi particolari in cui veramente ci sono persone che hanno dei capelli proprio non che sono fatti di cheratina, sono fatti di amianto, perché non si spiega, sono fatti di ghisa probabilmente, che durano nel tempo, che sono decolorati. La struttura è così danneggiata che non può reggere l'età del capello. Se voi mettete 18 cm in un anno, normalmente i 18 cm li vedrete sulla lunghezza. Se voi li mettete con un capello decolorato, man mano il capello si va a spezzare. Già il vostro capello si sarà spezzato 4-5 volte, quindi tutto quello che voi mettete praticamente lo perdete. Ragion per cui ci sono tantissime persone che hanno i capelli decolorati e che li hanno sempre la stessa lunghezza. Ed è una cosa che non potrete curare con nessuna formula magica di lacrime di vergine o altre, non esiste proprio. Ora, cosa posso fare? Quali sono i rimedi? Allora, ragazze, non ci sono rimedi, ok? Nel senso che non esistono rimedi che vi fanno tornare i capelli come li avevate prima di decolorarli. Una volta che il decolorante sottrae, nulla può ridare. Potete fare tre cose. La prima, che è quella che io vi consiglio, è quella di tagliare. Scusate, la lavatrice nel frattempo sta andando avanti, voi non ci fate caso, occhio a me. E la prima cosa che potete fare è quella di tagliare, perché il danno sale. Il danno sale, le punte si aprono, si biforcano, si triforcano e non riuscirete poi più in là nel tempo a recuperare la lunghezza che avevate prima, perché si continueranno a spezzare, non recupererete neanche i capelli che prima erano sani. Detto questo, ho appena avvistato un ragno che non so se è morto o è vivo. Devo continuare, vai avanti Marta per la tua strada, non ti fare distrarre, la bestiola dovrebbe rimanere lì. Che qua siamo in campagna, quindi è normale avere questi animaletti. Non mi stanno molto simpatici, insieme ai serpenti. La seconda cosa che potete fare è quella di fare una tintura sempre sintetica o comunque, se volete, anche naturale, che vada a ripigmentare il capello. E anche lì, ripigmentare il capello, nel senso non è che lo curate, andate a fornire pigmento. Ovviamente sono situazioni di tipo palliativo. La terza cosa che potete fare è appunto adottare trattamenti anche naturali palliativi, così tenervi i vostri capelli decolorati in modo tale da poter aspettare che allunghino un po' affinché poi il taglio si possa tardare il più possibile. Quindi magari oggi che non siete pronti a tagliare, mettete in atto tutta una serie di cose che vi aiutano a mantenerli, oddio, è vivo. Non voglio ucciderti, ma non ti voglio neanche vicino. Amore,
C'è un ragno. Puoi venire, per favore? Dov'è? Lì. Si muove, si muove. Oddio, oddio. Lo so che siamo in campagna, amore, ma io ho paura lo stesso. Se volete optare per dei trattamenti palliativi che vi consentono di tenervi i vostri capelli per adesso, poi magari tagliarli più in là, quello che vi posso consigliare è di abbandonare alcune cose che comunque continuerebbero ad infierire sul danno già presente. Allora, la prima cosa che vi posso consigliare è di introdurre il risciacquo acido. Il risciacquo acido è un ottimo metodo per andare a richiudere le cuticole. Vi ricordate che poco fa vi dicevo appunto che la decolorazione va a sollevare le cuticole e le rende alzate in modo permanente, cioè non è che loro si aprono affinché il decolorante entri all'interno e poi si chiudono, restano comunque sollevate, e questo dà luogo a tutta una serie di problematiche che abbiamo visto poco fa. Quello che potete fare è introdurre il risciacquo acido, che vi aiuterà a ristabilire il corretto pH dei capelli. Amore, non fare rumore, passa, passa. Staccalo un attimo. No, non fa niente, lo taglio dopo. E andrà ovviamente a richiudere le cuticole, quindi quello che vedrete è un capello più lucido, un capello più morbido, un capello un po' più compatto. Quello che potete fare in secondo luogo è andare a inserire nella vostra routine impacchi idratanti come se piovesse. Dovete fare impacchi con i gel. Quello che vi dicevo prima era che la decolorazione, appunto a causa dello stato in cui vertono poi le cuticole, è quello di perdere acqua, perdere proprio a sacchi l'acqua, non tengono l'idratazione. Allora, quello che dovete fare è forzare il capello ad accettare l'acqua all'interno e introducendola con i gel naturali, gel di semi di lino, gel di fieno greco, ricavato dalla polvere o ricavato dai semi, il gum, il gel d'aloe. Ci sono un'infinità di gel che potete utilizzare, che servono tutti allo stesso scopo, dipende quello che piace di più a voi. E in terzo luogo andate sempre a sigillare con un leave-in di tipo oleoso. Se necessario, prima inumidite i capelli con un idrolato o con dell'acqua e poi andate a fare un bel leave-in oleoso con l'olio o con il burro che più preferite: l'olio di cocco, il burro di karité, il burro di avocado, di jojoba, l'olio d'oliva, quello che volete. Ovviamente questi passaggi io li sto dicendo a caso, ok? Vi sto dicendo il trattamento in sé, poi dovete riuscire a collocarli all'interno della routine. Giustamente, dopo aver introdotto risciacquo acido, impacchi con i gel e il leave-in, introducete gli impacchi pre-shampoo con gli oli o con i burri. Questo andrà a ricostituire piano piano il film idrolipidico, che praticamente è stato smangiucchiato interamente dal decolorante, e piano piano andrete un po' a ricostruirlo. Ora, questi consigli che io vi sto dando, ragazze, mi raccomando, non fate l'errore di vederli come trattamenti curativi, perché non si torna indietro una volta che decolorate. Questi sono trattamenti che vi possono aiutare a sopportare un capello brutto, un capello danneggiato in vista del taglio, ok? Ecco, ci tengo a dirlo perché non voglio che voi vi aspettiate tipo una sorta di acqua di Lourdes, ok? Mi raccomando, non fate l'errore di dire ok, con questi li curo e me la scacagno. No, ragazze, non è così, dovete comunque tagliare prima o poi. Inizialmente, se necessario, utilizzate un balsamo ecobiologico, magari vi può aiutare ad ammorbidire i capelli all'inizio, quindi comunque magari potete optare per l'utilizzo di un balsamo ecobiologico. Ce ne sono un sacco che sono buoni. Io posso consigliarvi quelli della PH Bio, che è la linea biologica della Lidl con la quale mi trovo bene, che è il balsamo che utilizzo quelle due volte l'anno quando veramente ho urgenza, oppure anche quelli della Equilibra. Usate il Cidre. Usate il Cidre montato a neve con all'interno, se possibile, il gel di semi di lino. Questo è un impacco che io in realtà volevo portare sul canale, perché
per me è stata una scoperta veramente senza precedenti questo impacco. Fate l'impacco con sidro montato a neve con delle fruste in acciaio inox, ecco, assicuratevi che comunque sia acciaio inossidabile. Lo montate con della semplicissima acqua e poi aggiungete al sidr già montato i semi di lino, ovviamente il gel di semi di lino, e non so, la quantità potrebbe essere magari un mezzo bicchiere, mescolate bene. Se vi dà fastidio l'odore, anche se il sidr non ha un odore particolare, mettete qualche goccina di olio essenziale di agrumi, di lavanda, di tea tree, qualsiasi cosa, e poi fate una bella posa di un'oretta a capelli puliti, mi raccomando, tutti gli impacchi vanno fatti a capelli puliti tranne quello con gli oli, che va fatto a capelli sporchi. Valutate di togliere i siliconi. Perché vi dico valutate e non eliminateli? Perché il silicone, se tolto quando avete i capelli che piangono acidità proprio, diciamo che toglierlo potrebbe sconfortarvi, nel senso che il silicone è un potente rimpolpante, cioè va a tappare i buchi dove c'è danno. È come una sorta di appunto, avete presente il silicone che si usa tipo per i buchi magari delle piastrelle, le robe lì, va a tappare proprio i buchi. Quindi una volta che voi lo togliete da un capello decolorato, quindi parliamo di toglierlo da un capello che ha problemi e non sono mentali, vi ritroverete ad avere una chioma brutta. Quindi se voi non siete pronti a vedervi la chioma brutta, e vi lascio qui in alto il video sui siliconi di cui vi parlavo, dei siliconi appunto per farvi capire che cosa succede una volta che li togliete, e non è bello toglierli, non è bello perché andrete incontro a qualcosa che non eravate pronti a vedere. Però valutate, che non voglio forzarvi, è una scelta vostra personale. Come penultimo consiglio, ovviamente limitate ciò che li va a danneggiare, quindi fonti di calore, oli termoprotettori proprio per te Miss Italia finisce qui, ma proprio adesso. Cioè io veramente, gli oli termoprotettori sono forse più inutili, cioè non solo inutili, ma sono anche dannosi. Non usateli, ragazzi, proprio gli oli termoprotettori proteggono soltanto la vostra speranza di avere i capelli belli, cioè è un'illusione distillato di illusione. Si rovinano meno a non usarlo, ve lo assicuro. Come ultimo consiglio, ovviamente spero che non decolorate, perché a quel punto c'è TSO, cioè a quel punto veramente non potete, cioè io vi parlo di queste cose se voi volete veramente curarli, nel senso di mettervi lì e recuperare il capello e poi piano piano lavorare su un capello nuovo. Questa lavatrice mi sta mandando al manicomio. Io spero che voi vi state divertendo, perché io tantissimo. Questo è quello che volevo dirvi riguardo alla decolorazione. Vorrei fare anche dei video inerenti sempre alla decolorazione e parlarvi dei volumi e sfatare alcuni miti. Se ovviamente vi interessa, fatemi sapere giù con un commentino se potrebbe essere interessante. Secondo me è una cosa che si potrebbe anche affrontare. I volumi che si impiegano nella decolorazione: 10, 20, 30, 40 volumi. E oddio, c'è sto video, mi sta durando 85 anni. Non avevo capelli bianchi, ora ce li ho. Perché mi fermo per le campane alla lavatrice? Il ragno. Meno male che ho 128 giga di memoria. Finito. Lo sentite questo? Si chiama silenzio. Bene, prima di chiudere qui il video, ovviamente vi ricordo che se avete delle curiosità, volete chiedere delle informazioni, c'è qualcosa che non avete capito, potete tranquillamente lasciare un commentino qua sotto, lo sapete, io cerco sempre di rispondere a tutti. È una cosa che per me è molto importante, rendervi le cose più chiare possibili e fugare i vostri dubbi, qualsiasi essi siano, che magari per voi possono essere dubbi stupidi, oppure in realtà sono delle domande molto intelligenti e magari sono delle cose che ho dimenticato di affrontare. Voi comunque, se avete necessità, scrivetemi, non vi fate nessun tipo di problema. E detto questo, io ho parlato 85.000 ore, spero comunque di non avervi annoiati. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.